Eccoci qua ragazzi, oggi come promesso uscirà il secondo video delle recensioni, per cui andiamo a riprendere il nostro carissimo Random Box che si è fatto un po' più leggero con diciamo, l'espulsione della Stike, ovvero ogni volta che recensirò qualcosa che si trova all'interno la tolgo e poi ovviamente continuo con gli altri accessori. Oggi faremo la recensione della Mascherona Royal, perfetto, chiamo via il Random Box. Benissimo ragazzi, allora, questa maschera, come vedete, è una classica maschera rete Royal. Allora, inizialmente l'avevo pensato di comprarla per abbinarla al mio elmetto Mitch. Eccolo qua. Ma purtroppo non avevo tenuto conto che la Royal usa sempre dimensioni titaniche per i suoi prodotti, diciamo. Allora, basti pensare che avevo comprato una mimetica Multicam tempo fa, S. E praticamente non stava su neanche mio padre, era talmente grande che una roba assurda, ho dovuto tagliuzzarla e utilizzarla come mimetismo o stracci, dipende dall'occasione. Allora, tornando alla nostra maschera, cosa c'è da dire su questa maschera? Allora, è una classica maschera che si può benissimo acquistare in qualunque negozio. La colorazione è sui siti spesso dicono tan e sembra un beige molto chiaro, ma in realtà qui sembra un color beige un po' più scuro, forse non dico dark earth, ma ocra. Ocra, ecco proprio il termine esatto. Allora, com'è composta questa maschera? Ha uno strato di gomma morbida, perché non è assolutamente rigida, tutta gomma morbida questa, a parte quest'ultima parte qui, questa è plastica rigida, mentre tutta l'intelaiatura principale è in gomma morbida. Poi, altro trucchetto che ha messo è questo strato di schiuma qua in mezzo che dovrebbe, diciamo, attutire un po' eventuali impatti con la fronte, che c'è già il parafronte, che devo dire un po' fastidioso contro la pelle, può tende a tirare un po', è strano. Allora, questa maschera qui l'ho comprata appunto per unirla al Mitch, però detto date le titaniche dimensioni non riesco a indossarla assieme all'elmetto perché sbatte su e me lo solleva un po', da questo tira un po' su e insomma dà fastidio. Per il resto è una maschera ottima, l'ho usata anche per proteggere la videocamera da quando ho fatto il test di tiro con la Stike Mask. L'ho fatto successivamente anche per questa, solo che purtroppo il video è andato distrutto perché stavo facendo pulizia dei video vecchi e ho cancellato anche quello erroneamente. Quindi per ora, avendo poco tempo da dedicare in questi giorni, sto facendo tutte queste recensioni adesso e magari il video di resistenza lo farò più avanti. Però vi posso dire che questa è già stata testata su diciamo un game di prova. L'unico problema che ha dato questa maschera è che si stava roba cinese, vi dico subito, che per fissare la rete metallica all'intelaiatura di gomma hanno usato una specie di colla a caldo gommosa giallognola, pessima, si è staccata quasi subito. Allora cosa ho fatto? Ho preso un po' di superatec e ho rifinito queste parti qui facendo gocciolare la superatec lungo tutto questo bordo e tenendolo premuto per qualche secondo. La Loctite si asciuga quasi immediatamente, quindi praticamente adesso la maschera è resistentissima e a prova di pallino. Allora, nonostante questo piccolo difetto che si tendesse ad alzare un pochettino, era fissata qui e qui, quindi saltando un punto si alzava un pochettino da una parte, ma i pallini non entravano lo stesso, quindi state pur tranquilli. Allora, questo è un acquisto che posso consigliare a chi sta iniziando a fare soft tie perché ha bisogno di una protezione elevata, perché questa maschera, guardando, protegge allora occhi, sopracciglia, parte delle guance. E vabbè, gli zigomi sono protetti per pochissimo, quasi niente, e lascia scoperta il resto della faccia, che ovviamente si può essere protetta come con una di quelle bandane che vendono, uno scaldacollo, una sciarpa rete. Ora, passando ai pro e contro di questa maschera. Allora, iniziamo dai pro. Questa maschera è leggera, resistente, abbastanza comoda e oltretutto ha un prezzo davvero contenuto. Una cazzata costa, questo starà sui 7 euro qualcosa. Ecco, ora da dire per i contro sono pochi, diciamo. Allora, primo contro praticamente questo piccolo difetto che hanno fissato la rete metallica con questa specie di colla gommosa che darà problemi. E
E secondo contro, che potrebbe essere molto fastidioso se indossate elmetti o altre cose perché risulta molto molto grande. Poi ovviamente essendo una marca low cost non possiamo aspettarci tanto. Però per iniziare è un acquisto consigliatissimo. Poi, man mano che farò finire i video, farò un'ultima rubrica come hanno fatto i nostri amici del Bullshit Team, che purtroppo non stanno più facendo video, sulle protezioni. Tutte quelle che ho e quelle che mi arriveranno. Prima di lasciarci, vi lascio un'ultima comunicazione, che io sto facendo un po' un progetto sperimentale. Visto che stiamo facendo tutti quanti reenactment, c'è Criminal che fa il setup russi, gli altri fanno tutti i setup USA, tutte queste cose qui, ho deciso che farò anche io un setup. Sta già arrivando una spedizione con la prima parte base, che sono pantaloni, giacca e cappello. Di questo setup, poi pian piano che troverò le altre parti ve lo comunicherò e vi farò vedere i pezzi recensendoli uno a uno. Quindi da questo video è tutto, ci vediamo alla prossima recensione con Random Box. Ciao ragazzi!